Spero che siate pronti, perché qui abbiamo questo bel bambino da aprire, questo box super lusso di gran festa. Questi me li ha mandati Dario, uno lo tengo da collezione, uno invece lo apro, perché sì, e sto cappellino me lo tengo perché è bello, mi piace. Pronti per gran festa, ragazzi, perché si spacchetta questo bel boxone. Allora, intanto, box di gran fiesta, fiesta grande, eccolo qua. Guardatelo in tutta la sua egregia bellezza. All'interno abbiamo due carte in metallo di Pikachu e Charizard, entrambe del set base. Un Pikachu V in speciale versione dorata. Una Pokéball in speciale versione dorata. Una luccicante spilla di Charizard e Pikachu. Una moneta Pokémon in metallo. 17 buste da 4 carte dell'espansione Gran Festa del GCC Pokémon. 8 buste di espansione aggiuntive del GCC Pokémon. Una guida giocatore sulle meccaniche di gioco. 3 cofanetti per conservare e organizzare tutto il contenuto. E una carta codice per il gioco di carte, che questo me lo devo tenere io. Ah, ormai è fatta, ragazzi, la plastica è tolta, ormai è fatta. Intanto, quanto è bello il box così. Guardate che roba. Train on. I box è sempre un casino capire come si aprono. Apro piano piano. Oh. Ok, qui non ci sono codici. Pronti? Che bello! Oddio, guardate! Bellissimo! Con la codina di Pikachu. E uno. Ecco, primo cassettino. Qui abbiamo preso subito il cassettino con la Pokéball dorata. Guardate che bella. Mamma mia. Pikachu dorato. E poi abbiamo le bustine. Qui abbiamo il manuale. Ti fa vedere quello che si può trovare. La collezione ultra premium di Gran Festa. Ce l'ho. Mi piacerebbe un botto trovarlo, Dark Sylveon. Quanto è bello Dark Sylveon. Qui abbiamo... Oh! Wow, guys! Quella laminata. Questa è laminata. Guardate che bella. Che bella. È pesantissima, tra l'altro. È in metallo. Guardate. Wow. Ragazzi. Mio Dio. Quanto è bella. No, raga, un box intero chiuso. Come non l'aprire? Questo è fatto apposta per essere aperto. Guardate che roba. Questa è metallo, eh. È metallica, vedete che spessa. Cioè, è veramente super, super figa. E poi abbiamo la spilla con Charizard e Pikachu. Guardate che bella. E poi abbiamo la moneta in metallo del 25esimo anniversario. Guardate che bella anche questa qui. Quanto è lucente. E poi ancora la metallica di Charizard. No, vabbè. Ma questa? Questa è proprio ciao. Ragazzi, questa è illegale. Sì, sono d'accordo. Mio Dio, quanto è bella. Ma... Guardate che roba. No, basta, questa veramente me la stampo in fronte, cioè me la appiccico qua. Vi faccio un bel ingrandimento così che possiate apprezzare il modo in cui oscura la luce della mia videocamera, da quanto... È grande così, giusto per farvi vedere la grandezza. Quella di Charizard mi piace di più perché, vabbè, quella di Pikachu non ha un bellissimo disegno. Questo povero Pikachu era storto, il Pikachu della prima edizione, me lo ricordo che era stortissimo. Mentre questa qua la vedete che è più bronzata. Questa è più sull'oro.
Questo ovviamente è più bronzo perché era rossa, giustamente. E poi qui abbiamo invece i pacchetti, questi qui. Allora, questi li apriamo, vai. Iniziamo. Cassettini sono così. Vai, iniziamo. Sbustatine, sbustatine. Sono tutte preziose queste qua. Vabbè, dai. Queste. Ho aperto fiamme oscure, sì. Queste fiamme oscure. Che bello questo Solorock. Poltergeist con una bellissima art, tra l'altro. Bel Vanillish. Bounsweet. Se non mi metto la crema... Io il sudore non so che cosa sia. Non è una cosa che fa parte proprio del mio... Del mio essere persona. Jigglypuff. Bello sto Corvis qua in reverse. Molto bello. Guardate che bello. Chi c'è qui? Chi c'è qui? C'è un Kangaskhan foil bellissimo! Raga, bellissimo! Guardate che bello! Che meraviglia questo Kangaskhan! Questo box merita queste bustine. E vediamo. Che bella questa art di Stini. Rose Tower. Campanella familiare. Rowlet. Che bellino, Kubucho. Aaron. Starly. Uno Skarmory reverse, molto bello. Escavalier. Non foil, peccato. Mi sarebbe molto piaciuto Escavalier foil. Furret. Bello il fossile. Cinder, Sentret, Darumaka di Galar, Grimer, Larvitar. Certo, apriamo anche le Gran Festa, assolutamente sì. Beh, prima partiamo da queste, poi andiamo sul dolce con le Gran Festa. Mimikyu Reverse, bellissimo. Uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto, Mimikyu. E un Arctovish. Però sono felice di quel Mimikyu Reverse. Bellino questo Simisage. Mamma mia, quanto è bella quest'art. Bello anche Tauros, Pansage. Wishiwashi triste. Ampharos. Reverse. Mook. Mook. Sì, di solito io sculo abbastanza. Di solito sì. Guarda che bello Scyther. Raga, quest'art di Scyther che bella. Meraviglioso. Pipì. Un Magmar disegnato stranissimo. Mi sembra uscito da Dragon Ball sto Magmar, non so perché. Sandygast. Reverse. E un Perserk di Galar. Ultimi tre pacchettini di Fragore Ribelle. Per ora non abbiamo trovato ancora niente. Bello Shinx. Uno Stunky che anche lui è uscito da Dragon Ball insieme a Magmar. Bello questo Clefairy. Carinissimo. Un Amphizant. Amphizant che è uscito dalla Romagna. Questo è romagnolo, questo Amphizant. Ehi! Chi c'è lì? Chi c'è lì? Un Eldegoss. Oddio, ma mi sa che ce l'ho questo. Non sono sicura. Ce l'ho un Eldegoss. Non sono sicura che sia questo, ma mi sa di sì. Eccoci. Che bello questo Farfetch di Galar. Squawet. Mr. Mime. Caterpie. Barboach. Olive Reverse. Snorlax! Peccato che non sia foil. Non sia foil, sì. Viene da dire foil come su Magic. Che non sia holo. Però è bellissimo. È comunque super bello Snorlax. Snorlax è sempre bello. Non si rifiuta mai uno Snorlax. Ultimo pacchettino di Fragore Ribelle. Heracross. Secchio Capiente. Stadio. Trubbish. Tristolino, Trubbish, povero. Bello Helioptile. Super cute. Onage. Litwick. Corsola di Galar. Beware. Reverse. E un Mandibuzz. Allora, direi che decisamente non abbiamo sculato con questi. Anzi, siamo molto, 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 molto sotto media. Ma proprio tanto sotto media. Apriamo il cassettino di Gran Festa. Eccole qua. Sono un bel po', eh. Oh mio Dio, quanto è bello. Raga, Xerneas. Guardate questo Xerneas. Ah. Yveltal che ho già. Ce l'avevo Yveltal, ma sempre bello lo stesso anche lui. Kyogre che mi mancava. Che bello Kyogre.
Mi mancava tantissimo. Chi c'è qua? Un altro Pikachu Surf. No, ce l'avevo. Però è bellissimo. Rimane comunque bellissimo e paccioccoso. Ce l'avevo però, mannaggia. Ce l'avevo questo Pikachu Surf. Un altro Cosmog. Doppio. Anzi, questo quadruplo mi sa che ce l'ho. Ne ho quattro tipo di Cosmog. Lugia. Anche Lugia ce l'avevo. Oh no, ho aperto tutto, vabbè. Abbiamo spoilerato. Addestramento con il professor Oak, l'impostore. Bellissima la carta addestramento, che bella. Abbiamo la fuoriserie, guys. Bellissima. 73 di 102. E poi... Oh, Mew! Un altro Mew! Raga, ce l'ho doppio! Ho trovato due Mew! Scambini! Raga, guardate quanto è bello! Chi se ne frega se è comune, cioè guardatela! È bellissima questa! Next! È bello perché giri e hai subito la sorpresa! Con Kyogre! Un altro Kyogre! Abbiamo un Kyogre doppio! Oh oh, che mi mancava! Non ce l'avevo, oh oh! Oh 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 oh! Ho visto una roba lì sotto, ho visto qualcosa! Shining Magikarp! Sì, guys! Altra fuoriserie! Raga! Lo Shining! E vai! Fierissimo! Quanto è bello! Madò, raga, è bellissimo! Ma guardate quanto è bello! Sì, questa è storica! Con Squamadoro! Questa è l'unica carta che manca a Federic, davvero? È bellissima! Raga, ve l'avevo detto, prima abbiamo avuto un botto sfiga con gli altri pacchetti, voleva dire che ci rifacevamo ora. No, quanto è bello Shining Magikarp! E aspettate perché qua c'è qualcos'altro, Qui c'è... Pikachu Volo! Che bellino quei palloncini! Tutti i Pikachu sto trovando, ve lo faccio vedere. Guardate che patato. Palkia! Un altro coco? E vabbè, adesso sono sicura di averlo. Oh! Oh! Dico niente. Gioia e tripudio. È bellissima. Ce l'avevo già Ari, questa ricerca accademica. Bella, ma ce l'avevo. E andiamo avanti. Cosmoem. Ce l'avevo. Groudon. Bellissimo. Che bello. Un altro Kyogre. Ma come? Ma doppio Pikachu volo all'interno... Pikachu. Pikachu volo all'interno dello stesso box. Ma che strano. Ne mancano ancora un bel po' di bustina. Un altro Mew! No, questa è la bustina dei doppi. Questa era la busta dei doppi. Altro Reshiram, altro Cosmog. Ehi! Oh! Raga, Mew X! Raga, che bello! Raga, Mew X! Ma è bellissimo! No, vabbè, stupendo! Quanto è bello! Questo mio ex. Oh sì. Oh sì. Oh sì. L'ho già detto? Ma che bella! Che meraviglia! Un Cosmog che non si fa mai mancare. Giustamente un Cosmoem che gli sta appiccica. Bello! Raga, Venusaur prima serie! Oddio, raga, Venusaur! Oddio, sì! Venusaur! Così ho Charizard che l'avevo trovato l'altra volta e adesso pure Venusaur! Sì, mi manca solo Blastoise! E qua c'è qualcos'altro, ragazzi! Basta, Pikachu!
Basta, Pikachu! Basta! E un Clydol! Non è il mio Pokémon preferito, però mi piace molto il layout della carta. Mi piace. Parecchio. E attenzione, perché questo è un altro Pikachu, non mi freghi. Basta! 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 Sono rimasti gli ultimi 5 pacchi. Quante probabilità ci sono di trovare un altro Pikachu? Ah, ci spoiler, facciamo spoilerini. Oh, oh, raga! Dark Gyarados! Raga, Dark Gyarados! Sto male! Raga, sto male! Sto male, sto male, sto male, sto male! Raga, sto male! Sto male! Sto male! Oddio! Ok, questo è per tutti i Pikachu volo! E tutti i Pikachu volo, questo è il karma! Che bello! Quanto bello! Quanto bellissimo! Odino, dammi la pazienza. Queste sono quelle che mi mancavano. Queste sono le doppie. Pikachu Surf non ce l'avevo. Nel box che non hai aperto per collezione non avrei nemmeno un Pikachu. Probabile. Magari in quel box c'è il Santo Graal e noi non lo sappiamo. Quindi se qualcuno vuole Pikachu, raga, ve li do io.